Vieni fuori! Voglio solo parlare! Promesso! Evelyn, non toccarla! Se sta registrando, le friggerà il cervello. Aspetta che le disconnette il link. La vedo. Vedo anche il cavo. Afferralo e dimmi quando stai per staccarlo. Interromperò il collegamento allo stesso momento. D'accordo. Facciamolo. Ok. Ci siamo. Pronti? E... ora! Grazie a Dio. Evelyn, mi senti? Cosa le succede? Sinceramente, non lo so. Deve essere seriamente traumatizzata. Possiamo spostarla. Non rischia emorragie cerebrali o danni alla spina dorsale. Sembra che non abbia ferite. Non abbiamo scelta. Ehi, Evelyn, ho bisogno che tu mi dica chi ti ha assoldata. Ma che cazzo, Vi? Non puoi aspettare! Portiamola al sicuro. Sì, è in fretta. Da che parte? Sono riuscita a chiudere le porte e attivare gli ascensori. E ascensore sia. E dai, è così difficile. Per favore, solo una. Per me. Fumare da sbruffoni. E poi puzza. Di pure quel cazzo che vuoi. Basta che la accendi. No. Cazzo, i non fumatori sono il peggio del peggio. La mia solita fortuna. Entriamo? Lasciamole un paio di minuti. Hai visto com'era triste? Se fosse dipeso da me, le avrei gettato un secchio d'acqua in faccia in quello studio e gliel'avrei chiesto lì. Ma non dipende da te, no? Andiamo. Sta dormendo. Almeno credo che dorma. Ha gli occhi chiusi e ha smesso di tremare. L'avrei già uccisa da un pezzo se non mi facesse tanta pena. Come si sente? Prova a immaginare. Quel posto le ha risucchiato ogni goccia di umanità. Come se tutto quello che aveva non bastasse. Hanno continuato a prenderne ancora e ancora. È in una specie di trance, come ripiegata su se stessa. Totalmente indifferente a quello che la circonda. Non avevo nessunissima voglia di sondarle il cervello. L'ho fatto per te. Voglio solo che tu lo sappia. Sei arrabbiata con lei? Perché? Quando mi hai chiesto di frugare nel suo chip comportamentale, ne avevo già abbastanza di questa storia. Judy, non avevo nessun lo altro. Lo so. Va bene così. Allora non capisco perché... Lo scoprirai subito. Ti mostrerò il virtù che ho trovato.
Le avrei già guardate. Sì, ho fatto fatica a dare un senso a questa cosa. Ma non aggiungo altro per non influenzarti. Dovresti guardare senza preconcetti. Quante BD sei riuscita ad estrarre? 2. E solo una è intatta, ma è comprensibile. Le altre... beh, sono nelle stesse condizioni di Evelyn. Ok, fammi vedere. Dammi un secondo che regolo i parametri. Scopriremo presto se la nostra doll ha davvero perso la testa. Forza, Vi! Sono il primo ad ammettere che non promette bene. Ehi, come ti senti? Ti serve niente? Non sono qui per lamentarmi. Voglio solo parlare. So che è un brutto momento, ma devo chiedertelo. Hai idea di come possa rimuovere il biochip? Oppure conosci qualcuno che lo sa? Ascolta, Evelyn. Ho bisogno del tuo aiuto. È importante. Se non faccio qualcosa, e in fretta, morirò. Hai ragione. È un totale spreco di tempo. Bene, bene, ma guardati. Siediti. D'accordo, inizia pure. I dati erano in pessime condizioni, non erano così editabili. Beh, meno male che sei riuscita a recuperarli. Mi serve un secondo per caricarlo. Qualità è scarsa, ma ho fatto il possibile. Che cosa devo cercare? Ogni pezzo di tecnologia che vedo e la sicurezza? Ci serve la planimetria di tutta la stanza. Il resto lo recupereremo dal Virtu. Riguardo i suoi messaggi? Solo se riesci a farlo in modo paf e bri. È fondamentale che non sospetti nulla. Cerca di essere rilassata, come al solito. E se dovesse cominciare a parlare del biochip, a quel punto devo... Biochip? Dove l'hai sentito? La cosa non deve interessarti. Registra il Virtu, torna qui e riceverai i tuoi Eddy. È il tuo unico lavoro. Il resto non è un problema tuo. Capito? Devo cercare, cercare. Da un'occhiata in giro se vuoi. Non vedo la sua faccia. In circostanze normali quel tipo di codifica sarebbe facile da aggirare. Ma non questa volta. Chiunque sia, è una netrunner con le palle. Oh, ce l'ha chi lavora per lei. Credo di riconoscerli. Che cosa sono? Simboli Veve. Li conosci? Non abbastanza da sapere cosa significano. Ma so chi potrebbe usarli. Chi? Forse i Voodoo Boys. Ma è solo un'ipotesi. Non sono sicuro al 100%. Quei netrunner inquietanti.
Non si fanno trovare facilmente. Non saprei da dove cominciare. Potrebbe non essere importante. Forse. Ma tutti loro sono di Pacifica, il che restringe il campo delle ricerche. E ora? Pare proprio che dovrò fare una gita a Pacifica. Bene, abbiamo quello che serve. Che ne pensi? La donna che ha assoldato Evelyn, ha idea di chi possa essere? Ne so quanto te. Mi spiace, V. Ora sappiamo cos'è successo al Clouds. Sono quelli che hanno cercato di ucciderla. Hanno disintegrato il suo chip. Dici che l'hanno fatto per punirla? Per averli fregati? Sapeva più di quanto pensassero. Non potevano permetterlo. Quindi era da loro che stava scappando. Sembra che Evelyn non ci abbia detto tutta la verità. A me lo dici? Se avessi saputo in cosa si era cacciata... No, mi fa così incazzare! Il suo unico compito era registrare un virtù. È incredibile che sia riuscita a organizzare un simile colpo. E a rubare il biochip da sotto il naso del suo boss. Ed è qui che entri in gioco tu. Ti ha assoldato. Tirandosi addosso tutto questo. E anche addosso a te. C'è un'altra registrazione. Vuoi vederla? Certo, perché no? Adesso non mi sorprende più nulla. Oui, y aller. Tout est bien raison, mais c'est tout intelligent pour sa petite bien. Non sei pas enragé. En pli, c'est pis bon moyen aux gaillins pour nourrir le souillure et nos goûts. Pour nous prendre chance là. Ce gagne pis bonne idée? Très bien. Si vous désirez, c'est pas un critique, ça m'en pense. On continue fait travail ou. Che lingua parla? Non so. Creolo haitiano. Sono i Voodoo Boys. Non avevo uno. Aspetta, fammi vedere se trovo un autotraduttore. Nel frattempo prova a sintonizzarti sulla frequenza telefonica. Vedi cosa stanno dicendo. Prova a scansionare il telefono. Bene, dammi un secondo. Ha nominato Yorinobu. Sarà per questo che Evelyn ha seppellito questo video nel profondo. Ho sentito un altro nome, qualcosa tipo Silverhand. Dobbiamo sapere che cosa dicono, potrebbe essere importante. D'accordo, ho trovato il pacchetto di autotraduzione. Dovrebbe funzionare con il tuo sistema, te lo installo. T'as bien raison, mais c'est toi qui joues au quotidien. Dans les conflits, c'est plus bon moyen nos gaillins pour nourrir le souillure et nos goûts. Faut que nous prenions chance là. Moi, t'as un mec, même j'ai un verre. Qui c'est le là, mais ne nous direct sous halt. T'as gagné plus bonne idée? Très bien. Si vous désirez, c'est pas un critique, ça m'en pense. On continue fait travail ou. Ok, Judy, à posto. D'accordo, ti disconnetto.